questo itinerario. La sala fermi della biblioteca d'Ateneo è gremita come per le grandi occasioni, davvero in tanti per lui. Il suo è un nome nel mondo del giornalismo italiano. Una lunga carriera passata nelle testate nazionali più autorevoli, come il Corriere della Sera e adesso l'Huffington Post. Cronista, editorialista, vice direttore ma anche scrittore. Ed è in questa veste che Pierluigi Battista per la prima volta viene a Campobasso, ospite dell'Università del Molise, a presentare il suo ultimo libro, I miei eroi, un amore testardo e duraturo, Hannah Arendt, Albert Camus e George Orwell, pubblicato dalla nave di Teseo. Un tributo a tre giganti della letteratura di cui Battista si è appassionato nel tempo. Beh, nel senso che io li ho scoperti relativamente tardi e ho scoperto un universo, un mondo, un altro mondo è possibile, si potrebbe dire, rispetto a letture un po' ossificate, una certa schematismo, anche un po' conformista, no? Mi sono avvicinato alle loro opere, sono Albert Camus, George Orwell, Hannah Arendt, alcuni romanzi molto famosi, Albert Camus, e ho voluto sapere tutto di loro, le loro vite, quello che hanno fatto, e così, perché qual è il messaggio? Diciamo, il messaggio è che loro hanno tenuto all'indipendenza intellettuale più di ogni altro valore, e non c'era logica di appartenenza che potesse cancellare questo desiderio di, quello mi diceva Hannah Arendt, di dire la verità anche se è una verità ripugnante, no? Cioè di sapere, non di stare sopra le parti, ma saper stare da una parte però vedendone tutti gli aspetti critici e di non cedere al ricatto del cui protest, no? Come si dice, cioè, non dire questo perché questo potresti così favorire gli avversari. Ecco, loro rifiutavano questo concetto. A introdurre la presentazione con la direttrice del Polo Bibliotecario e Museale d'Ateneo Maria Rosaria Napoleone, il professor Gianmaria Palmieri, che ha evidenziato come la lettura dell'ultimo lavoro di Pierluigi Battista sia accattivante perché denota, rimarca Palmieri, una spiccata sensibilità dello scrittore che tratteggia i suoi eroi con una finezza non comune. Eroi militanti verso valori ideali che hanno vissuto sempre in chiave personale, come racconta l'autore stesso, che non nasconde le sue preferenze. Beh, direi che Orwell è il mio più amato. Orwell era veramente, insomma, ha scritto dei libri fondamentali, fraintesi. Per 1984 è stato preso per una profezia, per una utopia, una distopia, mentre invece era il racconto di quello che era l'Unione Sovietica sotto Stalin, però sotto specie letteraria. E poi, insomma, andò in Spagna a combattere contro Franco, però si accorse che c'erano delle cose che non andavano, ha scritto Omaggio alla Catalogna e non ha trovato un editore disposto a pubblicare. Lui era un romanziere famoso. Ecco, persone che hanno sfidato, intellettuali che hanno sfidato la solitudine. Qual è il motivo principale per cui questi tre giganti dovrebbero e vanno sicuramente ancora letti? Beh, perché ancora oggi, nonostante si sia detto che è tramontata l'era delle ideologie, no, non è vero, c'è una forma di, come dire, imbarbarimento del dibattito pubblico, di tribalizzazione, no? Cioè un po' le tribù che non si parlano più ma si insultano. Ecco, loro non è un fatto caratteriale, è proprio per loro, diciamo, uno stile intellettuale, cioè di saper discutere argomento contro argomento, cioè è una cosa molto importante, non liquidare preventivamente, vuole sapere quello che tu dici, anche se sei mio nemico, anche se sei mio avversario, anche per rafforzare ciò che io penso, ma proprio perché so misurarmi con un pensiero diverso, mentre invece oggi si tende a non, diciamo così, a rinchiudersi in una grande setta, no? Solitaria, dove stai dentro con il computer, su due tasti, e ti sembra di stare connesso con il mondo, in realtà sei staccato dall'esperienza reale. L'incontro ha visto Battista dialogare con i professori Fabrizio Abbate, Luisa Corazza, Giovanni Maddalena e Lorenzo Scillitani, in sala ad ascoltarli studentesse e studenti, giovani a cui lo scrittore affida le storie di Arendt, Camus e Orwell con uno sguardo lucido e onesto, ma anche speranzoso. Quando lei cita nomi come Camus, Orwell, Arendt ai giovani, che cosa vede, che reazioni coglie?
Beh, è difficile, qualche volta di curiosità, qualche volta di sordità, cioè, quindi non so, posso dire che c'è una univoca, però magari sono curiosi perché sono nomi di persone famose, ma relativamente famose, no? E quindi magari sono incuriosite di saperne di più, e dato che io poi ho voluto raccontare anche un po' la loro vita, quindi diciamo, credo di aver fatto una cosa giusta.